21, buonasera dallo studio centrale di TV6, benvenuti a un nuovo numero di replay all'indomani della vittoria del Pescara conquistata all'Adriatico. Ovviamente parleremo della classifica, del momento dei biancoazzurri. Questa sera c'è un posticipo importante tra Modena e Cesena, tra poco Andrea Costantini ci darà le ultime notizie. Dunque, la vittoria di ieri contro il Gubbio riapre degli spiragli per quanto riguarda il terzo posto. Il Cesena è attualmente a 2 punti, però dovremo aspettare appunto il risultato di stasera a Modena. Si sta entrando un po' nel vivo del campionato perché il Pescara adesso dovrà vedersela con le grandi del torneo. Prossimo impegno lunedì 14 febbraio nel posticipo di Reggio Emilia, poi si giocherà in casa con l'Entella e poi ci saranno 3 trasferte consecutive, Fermana, Modena e Pesaro, che ci indicheranno la strada di questo torneo verso i playoff. Parleremo ovviamente di questo momento, anche delle vicende societarie, con i seguenti ospiti. Totò De Leonardis, buonasera. Sì. Totò, ben rivisto. Al suo fianco abbiamo il piacere di avere in studio l'allenatore della primavera del Pescara, Gigi Hervese. Buonasera mister, grazie buonasera per aver accettato grazie. Il nostro invito. Ovviamente la presenza di Hervese è legata al fatto che in prima squadra sono saliti tantissimi giovani e proprio la linea verde ha portato il Pescara in posizioni migliori in classifica. Saluto Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. Buonasera, e dopo diverse settimane torna con noi Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. Buonasera, salve a tutti. D'obbligo chiederti come stai, tutto bene? Bene, tutto bene. Acciacchi leggeri, sì. Sì. Bene, nella norma. Andrea Costantini, buonasera Andrea. Buonasera, buonasera Enrico. Sì, parlavi di posticipi, già tanti gol a Salerno, la Salernitana avanti 2-1 sullo Spezia, mattatore Simone Verdi, autore di 2 gol da calcio piazzato, nel mezzo il momentaneo pareggio dell'ex biancazzurro Ray Manai su calcio di rigore. La partita che più ci riguarda da vicino, il match tra Modena e Cesena, partita iniziata da pochissimi minuti, 0-0 il parziale quando siamo al terzo minuto allo stadio Bragi. Ovviamente Andrea, a parte gli aggiornamenti sul risultato, ci darei altre indicazioni su questa partita, sia per quanto riguarda il Modena sia per quanto riguarda il Cesena, che è la squadra che il Pescara sta vedendo un po' più vicina. Chiedo subito a Gigi Hervese, questa classifica della Serie C rispecchia secondo te i valori espressi finora in campo un po' dalle squadre Reggiana e Modena? Anche per il cammino avuto finora meritano il primo posto. Sì, assolutamente. Hanno avuto più continuità e hanno dimostrato, a parte il livello dell'organico, che sono organici importanti, anche sul piano del gioco secondo me hanno dimostrato qualcosa in più delle altre. Finora la delusione qual è? Possiamo vedere anche la classifica aggiornata di questo torneo. Vediamo che ci sono Cesena, Entella, Pescara, Ancona, ecco il Siena che era partito forse con qualche ambizione e la Viterbese che aveva allestito una buona squadra, solo ora sta un po' risalendo. Sì, forse il Siena, penso che in base all'organico allestito all'inizio del campionato poteva fare sicuramente qualcosina in più, però in linea di massima la classifica, soprattutto per le prime posizioni, ecco, noi perché siamo partiti un pochettino non bene dall'inizio, adesso abbiamo la possibilità assolutamente di recuperare la classifica perché l'organico è un organico importante. La sorpresa in positivo, tutti dicono l'Ancona, sei d'accordo? Assolutamente sì, ne parlavamo prima, è un organico composto da ragazzi giovani che hanno fatto anche categorie inferiori, sicuramente il merito dell'allenatore che sta facendo un ottimo lavoro. Allora, parliamo invece del Pescara, questa vittoria rasserena un po' l'ambiente, ti è piaciuto il Pescara? Totò? Testa a me? Beh, Totò è uno. No, ti è piaciuta la vittoria, voglio dire, perché sicuramente è molto importante, cioè, aver vinto anche questa partita. Mi lascia tante perplessità, come quelle che avevo prima, soprattutto... sarà che lo sto ripetendo da mesi, però è la gestione di Auteri che non mi convince, insomma. Io credo che questo allenatore proprio non ti piace? No, mi piace per quello che vedo, non è che non mi piace, però per la gestione io nemmeno lo conosco, come, voglio dire, però anche la partita di ieri, cioè questa di fare questi cambi, una squadra rivoluzionata, io ho contato 6
sei cambi, mi dicono sette invece che sono stati addirittura, c'è un turnover di questo tipo, tenendo conto tra l'altro che tra i nuovi entrati c'erano tre giocatori appena arrivati dal mercato, quindi con 10 giorni di... Cioè, sembra quasi più un fantacalcio che un calcio, voglio dire, quello di scegliere. Poi anche la scelta di partire con Cernigoi, lasciando in panchina Ferrari, cioè lì il precedente era che De Marchi, che era la punta che in effetti sicuramente di spessore che aveva, ha chiesto lui di andare via, anche perché era un po' chiuso da Ferrari, ha capito che oramai voleva giocare di più. Allora arriva Cernigoi, uno pensa che possa essere l'attaccante in più che va gestito, magari o giocando assieme a Ferrari oppure subentrare. Però entrare subito Cernigoi al posto di Ferrari mi è sembrata una fesseria, voglio dire, per questo non mi convince, soprattutto non mi convince perché ripetere quello che è stato fatto il giorno d'andata secondo me sarebbe deleterio. Questo è il momento invece di impostare una squadra, di avere una squadra, tra l'altro credo che la squadra sia anche rinforzata, soprattutto che so con l'arrivo di Pontisso, ma anche Pontisso ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto tanto, ma soprattutto la squadra che intanto ha scoperto dei talenti che importanti che arrivare al settore giovanile, cioè, e dopo ne parleremo. No, voglio dire, quindi mi sembra una squadra adesso più completa, però non c'è, credo che ci sia la necessità di trovare una strada, perché altrimenti, ripeto, è quasi simile a un fantacalcio. Francesco, allora non ti sentiamo da diverse settimane, sei d'accordo con Totò oppure hai una visione diversa? No, più che una visione diversa, evidentemente il tecnico vede in un modo diverso dagli altri, da noi, perché il cambio dopo pochi giorni di 7 giocatori rientra nelle strategie nel corso di una stagione, anche alla luce di queste partite ravvicinate. Si può essere d'accordo con quello che diceva Totò, per esempio sulla scelta di Cernigoi al posto di Ferrari, però Ferrari ultimamente va giocato sempre e non tutti sono in condizioni di reggere un ritmo di una partita ogni 3-4 giorni. Restano però, intanto ieri hai potuto vedere all'opera, adesso sai che i nuovi possono dare un contributo importante, a cominciare da Pontisso. Sì, è vero, come stavamo dicendo prima della trasmissione, ha giocato con il Vicenza in B e tutto, però non è la prima volta che un giocatore che scende di categoria non rende al primo esame promosso a pieni voti. Certo, adesso ci saranno altri esami. Anche gli altri nuovi, anche queste varianti rispetto alle ultime formazioni. Si può restare dubbiosi, perplessi, come dice Totò, però volendo lo si può anche accettare, per il semplice motivo che il tecnico valuta alla luce del lavoro settimanale. Su questo sì, argomento può intervenire. Noi valutiamo la partita, esatto. Lui fa le scelte in base al lavoro settimanale. Allora, cioè, se valutiamo come gioca il Pescara, è meglio aspettare, non vediamo l'ora, verrebbe da dire, che finisce il campionato, vediamo come vanno i playoff e poi si penserà a un altro anno, perché non è che siano tante le partite nelle quali... Sicuramente sì, perché la serie utile è vabbè, ma una ripresa rispetto al periodo nero era impossibile che non arrivasse. Il Pescara, secondo me, sono poche le partite nelle quali ha convinto per continuità di gioco, di manovra, per assenza di errore, ossia per tutti gli aspetti positivi che si chiede a una squadra di alta classifica. Allora, vorrei sentire Riccardo, invece poi con Gigi Irvese vorrei commentare le azioni dei gol, ovviamente le facciamo commentare ad un tecnico. Riccardo. Ma la gestione di 7 cambi è eccessiva, anche perché poi ne hai 5 da poter subentrare. E la partita col Gubbio l'abbiamo vinta quando sono entrati in campo Giambò e Ferrari. Questa è la vera verità, perché sull'1-1 e la squadra, tra l'altro, nel secondo tempo non era neanche entrata in campo, perché per il quarto d'ora iniziale del secondo tempo non abbiamo mai toccato la palla. Sì. E quindi i cambi hanno cambiato, sia i cambi che il cambio di modulo, abbiamo vinto la partita. Però devo dire che i 7 cambi sono eccessivi. Ribadisco, cambi la squadra completamente.
E poi anche questa storia che i giocatori non possono giocare ogni 4 giorni, cioè non credo, cioè, anche i grandi campioni giocano ogni 4 giorni, eventualmente al 70° lo puoi cambiare, però non puoi partite come quella col Gubbio dove tu devi obbligatoriamente vincere, rischiare di non vincerla come hai rischiato e non hai vinto con la Carrarese. Allora, andiamo ad analizzare col tecnico Iervese gli episodi determinanti della partita. Pescara che sblocca il risultato su un'azione da calcio d'angolo, prima rete per il difensore Gherardi sul corner battuto da Pompetti. Maurizio Laguna in regia ci può proporre questa azione e qui è stato bravo lui, vedi qualche responsabilità tra i difensori, anche se il solito discorso, bisogna sempre distinguere tra meriti e demeriti. No, sicuramente è un bel gol perché non era facile, parte che è calciata bene la palla da Marco Pompetti che calcia divinamente, però è stato bravo andare a prendere quella palla perché c'era il difensore davanti, quindi non era assolutamente facile. Devo dire che è veramente un bel gol. Il gol del pareggio della formazione umbra, vediamo se la regia è subito pronta perché dobbiamo ritrovarli nel contesto degli highlights. Era un buon momento per il Gubbio perché qualche istante prima Sorrentino aveva sventato il gol dell'1-1. Qui Gigi, che dici? Sì, sempre su calcio piazzato. Su calcio piazzato. In quel caso è stato bravo ad anticipare Marco, credo che sia Pompetti che andava alla ricerca della palla, è stato bravo anche in questo caso l'attaccante, credo che sia, e ha fatto un bel gol. Andrea, effettivamente ha anticipato Pompetti che era sul primo palo, però Pompetti si è arrabbiato con qualcuno che evidentemente ha perso la marcatura di Spalluto, non so se fosse Rasi il giocatore deputato a tenerlo, però Pompetti è andato dal primo palo a prendere in emergenza Spalluto che è rimasto da solo, quindi lì qualcuno lo ha perso e lui si è rivolto verso quel qualcuno che poi non ho ben identificato sinceramente. In entrambi i gol sì. Il difensore è vicino all'attaccante o al giocatore che ha segnato. Se ci sono meriti sul gol del Pescara di Gheraldi, ci sono meriti meriti al di là, ci stanno quei momenti là, è una frazione di qualche secondo, anticipi l'avversario e riesci a fare gol, c'è la deviazione di testa che è perfetta. Andiamo forse al gol più bello della giornata, anche per come è stata costruita l'azione, con l'assist di Pompetti per Clemenza e quel tocco decisivo dell'ex juventino al quinto gol stagionale. Eccola qui l'azione con Pompetti che dopo la finta dello stesso Clemenza, dimmi Gigi. Ah, questo è un gran gol, questo è veramente bello, è il classico sviluppo che il Pescara cerca in continuazione con l'esterno che viene dentro e Marco che cerca di imbucare, di verticalizzare verso la porta e poi naturalmente la qualità di Clemenza fa la differenza. L'hai creata proprio Clemenza questa azione perché la finta, bravo Pompetti a seguirlo e lui a mirare l'angolino. Ma sono giocate che anche in fase di costruzione con il mister provano perché l'esterno cerca di venire dentro e liberare lo spazio per il quarto e Marco è stato bravo a trovare il varco giusto e imbucare quella palla e poi lui l'ha messa bene all'angolino. Clemenza che è proprio la bestia nera del Gubbio, all'andata e ferma una doppietta. Poi veniamo al terzo gol, proprio al secondo minuto di recupero, firmato ancora una volta da Franco Ferrari, 12° sigillo stagionale. Ecco l'azione che nasce sulla fascia destra e Ferrari questa volta forse realizza il gol più semplice per modo di dire. Sì, sembra facile ma alla fine il movimento che fa pure questo è un movimento d'attaccante, no? Lì ha capito qual era lo spazio da attaccare e lui si fa trovare pronto e poi è bravo a metterla dentro. Spettacolare da lezione di calcio il gol di Clemenza, ma questi sono i gol che mi piacciono per il semplice motivo che io sono in aperta polemica con il mondo intero per i continui passaggetti tic
stick, ricostruzioni dal basso, glielo do a te, tu la ridai a me, io sto in affanno, la do a te e tu vai in affanno. Poi ce lo tutto... perché le squadre non... forse fanno così. Ma non lo so, so soltanto, poi ci facciamo spiegare da Gigi, perché adesso va di moda, so soltanto che sul rilancio del portiere il Pescara ha fatto gol. L'altro giorno ho visto una partita del campionato inglese, Liverpool, adesso non ricordo, il campionato Liverpool-Fiorentina del 2009, è vero che 2009 sono 12 anni fa, vinse la Fiorentina con il gol di Girardino alla fine, c'è stata la sintesi, non c'è stato un passaggio dietro, dietro, io sto in affanno, la do al compagno, che va in affanno? E quello in quel modo, secondo me lo sanno fare tutti. Allora, Autori, però a Coverciano è così, quindi. Ha parlato di equilibrio mentale da correggere, perché la squadra si accende e si spegne, andiamo a sentire, poi vorrei sentire il vostro commento. Ma io credo che le partite, soprattutto a questo punto della stagione, siano sempre sofferte. Non credo che nessuno possa pensare di vincere a mani basse contro qualsiasi avversario di questo girone. Poi in questo girone sono tante squadre buone che hanno anche giocatori, che hanno anche gioco e hanno struttura anche fisica. Ci eravamo complicati un po' la vita con un inizio del secondo tempo in cui andiamo un po' in apprensione, perché ci variano un po' il modo tattico gli avversari, perché cominciano a metterla sulla fisicità e in alcuni momenti facciamo dei falli che non dovremmo fare, però poi siamo ritornati subito in gara anche cambiando l'assetto tattico. Giambò ci ha dato un buon apporto, è entrato per questo motivo, per giocare a supporto degli attaccanti, per giocare fra le linee, e siamo ritornati a giocare, siamo ritornati in vantaggio di nuovo, è prevalso un pochino quell'aspetto, qualche pallone perso banalmente, qualche scelta non tranquilla, un po' di frenesia a volte nell'allontanare la palla. Poi dopo il 3-1 siamo ritornati di nuovo a fornire la versione migliore di noi, no, dobbiamo giocare a calcio, e questo è un aspetto che dipende soltanto dall'equilibrio mentale, ecco. Insomma, si può correggere, Totò, questo equilibrio mentale? Bisogna chiedere a uno psicologo. Non abbiamo il nostro amico Litere. Ma esiste una squadra al mondo che regge lo stesso? Io lo chiedo a chi fa l'allenatore e chi ha giocato. 90 minuti, adesso ne sono 100, senza un momento di distrazione, senza un calo, senza una flessione, ossia avere sempre lo stesso livello. È dall'inizio dell'anno, Uteri, che mi fa questo discorso. Scusami se te lo dico subito, l'allenatore della primavera non può l'operato. Ma infatti no, io dico come discorso generale, non generale. La critica come generale. Secondo me non esiste una squadra che in 90 minuti non ha un momento di distrazione, di calo. No? Siccome dall'inizio dell'anno abbiamo pare che, ripeto, quando è il Pescara che vince, quando fa gol all'avversario è il Pescara che sbaglia, c'è pure l'avversario. Invece, secondo te, dopo torno a Totò, Riccardo? Secondo me ci sono dei cali evidenti della squadra dall'inizio del campionato. Ci sono, ad esempio, all'inizio del secondo tempo, sia con la Carresi che col Gubbio, la squadra è entrata molle, ma questo ha detto anche l'attore in conferenza stampa, è evidente. Non ha la capacità. Poi riprende, è un po' un serpentone, ma questo si vede, chiunque va a vedere la partita lo nota. Secondo te, Totò, da cosa dipende? Ma dipende, io purtroppo mi devo ripetere, cioè l'equilibrio manca perché questa squadra non è affiatata, nel senso che non ha un'identità precisa, perché se tu cambi 24 formazioni, voglio dire, come fai a trovare questo equilibrio? Quello nasce col gioco, nasce stando insieme, giocando insieme l'equilibrio. Ripeto, il fatto di inserire immediatamente tre giocatori che hanno una settimana di allenamento, già questo ti fa capire che, insomma, è difficile trovare subito un equilibrio. Non è che siano degli scienziati che vanno in campo e giocano. È ovvio che può avere dei cali a dei momenti in cui questa è la squadra che purtroppo non riesce a crescere dal punto di vista mentale, ma lì c'entra il lavoro dell'allenatore, voglio dire, non c'entra il giocatore, perché il giocatore può avere questi momenti di pressione, però il problema mentale
fondamentale, è la caratteristica di questa squadra. Quello che lo chiederemo a Literio la prossima volta. Esatto. Andrea, Modena-Cesena, come stanno giocando? È una partita in assoluto equilibrio, c'è da dire che nel Modena quasi a sorpresa sta giocando da titolare, è il suo debutto in maglia modenese, Samuele Longo, centravanti che è stato anche accostato e vicino al Pescara, che poi ha scelto Cernigoi. C'è lui dunque a guidare l'attacco, dalla parte opposta il tridente solito con Pierini, Bortolussi e Caturano, però la partita è molto equilibrata anche come distribuzione di gioco e come possesso di palla. Per ora assoluto equilibrio, giusto lo 0-0 al 21esimo del primo tempo. La marcia del Pescara in questa stagione è cambiata con l'innesto di diversi giovani, la linea verde ha premiato anche il coraggio, dobbiamo dirlo, dell'allenatore, se poi è stata necessità o coraggio, più coraggio che necessità. Coraggio dimostrato soprattutto nella prima partita quando fece esordire Chiarella, titolare, poi c'è stato l'inserimento di Sorrentino, sempre per necessità, poi Veroli, Delle Monache e Blanuta, sono i gioielli cresciuti con Gigi Iervese. Una grande soddisfazione perché un allenatore della primavera non bada ai risultati, sì, ci tiene sempre, però non bada ai risultati sul campo, bada alla crescita dei suoi ragazzi. Sì, penso che sia la cosa più importante per il settore giovanile. Noi siamo contenti della riuscita di questi ragazzi perché dietro c'è un lavoro importante da condividere, come ho sempre detto, con tutto il settore giovanile. E naturalmente perché sono ragazzi bravi che meritano di stare lì e sicuramente daranno sicuramente il loro contributo alla squadra perché sono ragazzi pronti per giocare. Naturalmente il mister crede in loro e questa è una cosa positiva e secondo me come avrà la possibilità cercherà di inserirli tutti. Possiamo parlare un po' singolarmente di questi atleti. Chiarella ad esempio, subito inserito nella prima giornata di campionato, poi è stato penalizzato dall'infortunio alla spalla, un vero esterno. Ma Marco è un esterno puro, un giocatore di fascia che ha una grande gamba, ha uno spunto proprio da esterno, destro, e lui classico esterno che però deve giocare secondo me sulla corsia sua perché non predilige venire all'interno e quindi è un esterno puro che secondo me anche in questo campionato può dare il suo contributo. Lo scorso anno fu decisivo per la vostra promozione. Sì, Marco è stato come tanti altri, è stato un protagonista del campionato, se non mi sbaglio penso che abbia fatto 15 gol, di solito lui i gol ne faceva pochi e l'anno scorso veramente è stato molto bravo, ma come tutti quelli che abbiamo elencati, da Veroli a Sorrentino. Sorrentino ti ha sorpreso per questo rendimento, perché veramente ma è un portiere eccezionale. Se ti devo dire la verità non mi ha sorpreso. Perché ha dimostrato un ragazzo intelligente. Nel senso, ti ha sorpreso perché il Pescara aveva un gran portiere che era Di Gennaro, il migliore del Pescara, si infortuna, arriva Sorrentino e parla gli stessi livelli. E meno male. Ma è la caratteristica principale di Alessandro, penso che oramai l'ha dimostrato anche, è la personalità. Lui ha una personalità importante, un carattere forte. Riesce ad essere lucido, a mantenere quella lucidità che ti consente di fare delle scelte importanti e poi tecnicamente un portiere pulito e oltre alla tecnica che ha lui ha una qualità allucinante con i piedi che per il portiere in questo momento è una caratteristica che fa la differenza. Veroli, perché c'è ancora questo dubbio, 2003? Veroli, anche lui l'anno scorso è stata una bella soddisfazione, dai, perché veniva da periodo di incertezza a livello di ruoli, no? E decidemmo di portarlo dietro e fu una scelta azzeccata perché poi il ragazzo ha condiviso. Prima giocava a centrocampo? Era un centrocampista e per me gli disse se vuoi avere una prospettiva importante proviamo a fare qualche passo indietro perché lui ha qualità, ha visione di gioco, ha questa struttura fisica pure importante e devo dire che l'intelligenza del ragazzo ha portato a far sì che lui accettasse questa scelta
e a migliorare, a lavorare in un contesto che in quel momento per lui poteva essere anche... Sì, esatto. Faceva sempre 4-3. Faceva il centrale di sinistra. All'inizio non lo facevo giocare, gli ho detto adesso dedichiamoci alle conoscenze e vedrai che il girone di ritorno farai un grande campionato e diventerai un giocatore importante. Senti, Blanuta è entrato, forse l'ultimo ad entrare nel giro della prima squadra, non è andato male nella precedente esperienza. Che tipo di attaccante è? Ma Blanuta è una prima punta. Prima ti è piaciuto punta, più Blanuta che Cernico, mi sembra di capire, un po' a tutti. Blanuta è... No, partita... non è che è bocciato Cernico, certo, per quello sì, che abbiamo sì, visto. Ma Blanuta è un giocatore, diciamo, quasi completo. Secondo me ha bisogno un pochettino ancora di mettere quella forza che... determina in una categoria importante come inizia a essere la Serie C, però ecco, un discorso, un giocatore tecnico, un giocatore veloce nonostante la sua struttura fisica, ed è un giocatore che vede la porta. Quindi posso chiedere una domanda a volo: secondo te un giovane di queste qualità può crescere meglio giocando o restando al banchino a guardare? No, sicuramente, mentalmente voglio dire. Sicuramente, però ecco, io col ragazzo ci ho parlato pure oggi perché si è allenato con me. E parlava di crescita. Di crescita, sicuramente lui ha voglia di giocare. E adesso già è importante per lui stare in prima squadra, nell'organico, e sono sicuro che avrà l'occasione giusta. Naturalmente è meglio che giocando si fa esperienza e si migliora anche. Senti, questo gioiellino delle Monache 2005 è così tanto forte? Ma a me mi colpì subito. Io quest'estate, all'inizio del campionato, quando facevamo la preparazione, non avevo il numero necessario per poter fare una partitina e feci salire dei ragazzi dalla 17 e vidi questo ragazzetto piccolo piccolo. A tutti ricorda Mauro Esposito? Sì, come caratteristiche sì. E poi facemmo questa partitina e da lì lo portai nella primavera, perché è veramente talentuoso, no? Ha lo spunto, ha forza pure nelle gambe, e devo dire che è un altro ragazzo eccezionale, un ragazzo che ha la testa sulle spalle, è seguito sicuramente bene anche dalla famiglia, dal suo procuratore, e sono sicuro che questo esordio anche in prima squadra darà un grosso contributo per la sua crescita, perché sicuramente è un'esperienza importante. Bene, allora ci fermiamo per la prima volta, torneremo in studio tra qualche istante, a tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Entriamo in diretta, sono le 21.35 minuti, subito da Andrea Costantini perché ci sono novità dal posticipo. Sì, il Modena in vantaggio, alla mezz'ora il gol segnato su calcio di rigore da Tremolada per un fallo di Rigoni, l'ex biancazzurro ai danni di Giovannini, quindi Modena avanti, ora siamo al 36esimo, c'è da dire che la squadra di Tesser sta giocando una partita in crescendo ed è dunque avanti. 2-2 invece all'intervallo in Serie A tra Salernitana e Spezia, doppietta di Verdi, due gol su punizione e poi in gol due ex biancazzurri dal dischetto per lo Spezia, Reimanai e poi Daniele Verde. A te. Ovviamente il nostro Maurizio Daguì in regia ci aggiornerà la classifica in base al parziale di Modena. Ricordiamo, se il Cesena dovesse uscire sconfitto resterà a quota 44, il Pescara insieme all'Entella a due punti dal terzo posto ed il Modena sarebbe la capolista per la prima volta solitaria di questo girone B, però ovviamente è presto ancora per parlarne. Allora, stavamo facendo il discorso sui giovani e questa sera abbiamo in collegamento proprio il giovane portiere del Pescara, Alessandro Sorrentino. Buonasera Alessandro, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti. Credo che tu conosci soprattutto un nostro ospite, si tratta dell'allenatore Gigi Iervese, quindi faccio prima la domanda a te, prima di sentire gli altri. Che allenatore è Gigi Iervese? Allenatore che di sicuro crede in ognuno dei giocatori che ha nella propria rosa e cerca sempre di tirare fuori di loro il meglio e quindi è uno che dà un grande motivazione alla sua squadra. Senti, non so se hai seguito quello che ha detto lui su di te nei precedenti minuti, portiere che sta dimostrando una grande personalità, soprattutto bravo con i piedi. Ecco, dicevamo, tu hai sostituito il titolare di Gennaro, che era stata la nota più lieta insieme a Pompetti della fase iniziale del torneo, l'esordio a Chiavari e poi dopo l'infortunio sei diventato il titolare fisso. Non hai mai sofferto anche la concorrenza di Jacobucci, un altro gran portiere, perché il Pescara
a tre validissimi portieri, mi sembra di capire. Anche quando è arrivato Iacobucci ti sei sentito tranquillo? Sì, 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 soprattutto era, cioè, non c'è mai stata rivalità tra di noi, anche quando c'era Raffa, quindi non siamo mai entrati, come si può dire, in rivalità. Tanto la scelta era del mister. Noi ci allenavamo sempre al massimo e alla fine il mister decideva chi giocare. Allora, tra poco gli amici di studio ti faranno delle domande. Ovviamente Gigi Hervese saluta il suo gioiello. Quante soddisfazioni ti ha dato lo scorso anno? L'anno scorso è stato determinante in diverse partite, ha parato diversi rigori, quindi è stato sicuramente un elemento importante anche per raggiungere l'obiettivo finale del campionato e anche quando vincemmo la Supercoppa. Ragazzo, come ho detto prima, veramente bravo e gli auguro il meglio. Ecco, ricordiamo, la prima vera uscita è stata contro il Napoli, quando ti sei trovato davanti quei campioni, poi in Coppa Italia due presenze e poi sei diventato il titolare. Una crescita esponenziale in pochissimo tempo, ovviamente non te l'aspettavi quando sei entrato nel gruppo inizialmente. Non aspettavo, perché già da quando c'era Vincenzo, cioè non era facile rubare il posto, cioè praticamente impossibile rubare il posto a Vince. Poi, come se n'è andato lui, c'era un po' di speranza. Poi quando è arrivato Raffa e mi sono giocato le mie carte come in Coppa Italia, poi fortuna mia ha voluto che sfortunatamente Raffa si facesse male. Poi ovviamente il posto si deve tenere, cioè si deve mantenere. È normale le prime partite un po' di ansia, però poi nell'andare delle partite se n'è andata e poi giocavo sempre con tranquillità. Allora, una domanda a testa da parte dei nostri amici, iniziamo da Riccardo Clinco. Ciao Alessandro, senti, tu sei molto giovane, il portiere è un ruolo molto particolare. Da ragazzino a che portiere ti ispiravi? Questa è una domanda originale. Da ragazzino guardavo sempre Buffon, perché io tifando Juve guardavo sempre lui ogni partita, quindi da ragazzino mi ispiravo sempre a lui, ogni partita la guardavo e guardavo sempre lui. È una domanda che veramente facciamo un po' a tutti i giovani, perché è la curiosità di sapere i vari miti da bambino. Francesco? Qual è l'aspetto più difficile per un giovane portiere in una fase di crescita così importante in un campionato impegnativo come quello di Serie C? Ossia, su dove lavori di più per migliorarti? Si lavora per mantenere la lucidità nelle partite, perché è giovane, non si ha tante esperienze in quell'ambito, quindi si fa prendere certe volte dall'ansia, quindi si lavora più sull'aspetto mentale, almeno dal mio punto di vista, perché alla fine poi gli allenatori riguardano l'aspetto tecnico, le parate, e quindi io lavoro sul mio punto di vista mentale. Totò De Leonardis? No, ciao Sabatino, intanto faccio i complimenti per la tranquillità e la capacità con la quale ti sei guadagnato. Scusami, Totò, questi giovani, l'altra volta abbiamo sentito anche Pompetti, sì, hanno una personalità incredibile. Infatti parlo di questo, la personalità, ma soprattutto la tranquillità con la quale hai affrontato un ruolo, diciamo, molto importante, cioè quello, come ha detto Enrico, di sostituire tra l'altro un portiere che in quel momento era forse il numero uno vero della squadra. E quindi, vorrei dire, a parte questo, questa tranquillità, che cosa ti viene? Dalle certezze che hai, pensi comunque di dover migliorare? Su che cosa pensi di dover migliorare? Per quello che ho visto, insomma, mi sembra un portiere già completo, però chiaramente non si finisce mai di imparare. Secondo te, in cosa devi migliorare? Innanzitutto grazie. Poi, sì, essendo giovane dovrei migliorare su tutto per arrivare sempre al massimo. Poi ovviamente l'allenatore decide sugli allenamenti da fare, su cosa migliorare, però dal mio punto di vista un po' sulle palle alte dovrei migliorare un po', sulla lettura delle palle alte.
Andrea Costantini, allora intanto tu oggi hai montato, Andrea, un po' di interventi sì. da parte del portiere. Ecco, ti chiedo, prima di fare la domanda a Sorrentino, qual è stata la parata che ricordi di più di questo giovane portiere? Ma intanto una curiosità, se ha toccato effettivamente la rovesciata di Sarau, perché quella, se l'ha toccata, è davvero una gran parata. Per quella che poi è andata sulla traversa ieri, sì, sull'1-0. Sì, sì, sì. Quella l'ho toccata, poi ha preso traversa. Ecco, quella è una grandissima parata. Io ricordo anche una parata splendida su un tiro di Schieretti nella partita contro l'Entella, un destro dai 20 metri che sembrava praticamente si potesse infilare, lui invece distendendosi sulla sua sinistra riuscì a disinnescare quel tiro. Quindi questi sono dei gesti che ricordo bene, che peraltro abbiamo, ecco qui, questa è la parata splendida su Schieretti. Chiedo due cose ad Alessandro. La prima, chi è meglio con i piedi tra te e Iacobucci, visto che anche Iacobucci con il suo piede mancino fa ottime cose, ma poi soprattutto che cosa ha pensato Alessandro dopo l'infortunio di Di Gennaro, quando ha conosciuto anche lui la diagnosi molto brutta, no? Quindi un'assenza molto prolungata, arrivava il tuo momento Alessandro, cosa hai pensato in quei giorni che precedevano la gara di Cesena, ma poi anche la tua titolarità successiva? Come? Non ho capito. Alessandro, puoi ripetere la domanda perché la connessione sì, forse... Alessandro, cosa hai pensato quando hai saputo della diagnosi di Gennaro, che arrivava quindi il tuo momento, giocare a Cesena ma poi giocare titolare per le partite successive, prendere questa responsabilità? No, al primo impatto ho avuto, diciamo, un po' di paura, perché trovarmi da un momento all'altro a giocare non me lo sarei aspettato. Però, come ho detto prima, l'aspetto fondamentale è non farsi prendere dall'ansia nelle partite e mantenere la lucidità. Quindi su quello è che all'inizio avevo un po' di paura. Va bene, stiamo rivedendo allora ancora tanti tuoi interventi, vediamo che c'è qualche problema anche nella connessione. Hai detto un po' tutto, ti sei ripresentato agli occhi dei tifosi, che ovviamente vedono di buon occhio soprattutto i giovani. Ovviamente state seguendo tutti la partita di Modena, obiettivo terzo posto per chiudere? L'obiettivo è portare a casa più risultati possibili, poi bisogna vincere anche negli scontri diretti con quelle sopra di noi, non sarà facile, però secondo me avendo una valida squadra possiamo farcela. Un'ultima cosa che ti vorrei dire, Gigi Ervese, per salutarlo, non so, per questo proseguo della stagione. A parte che ci vediamo tutti i giorni, no, gli dico soltanto di continuare così, perché è bravo e potrà dare un grandissimo contributo alla squadra. Alessandro, noi ti ringraziamo, in bocca al lupo per il cammino in questo girone di ritorno. Grazie mille. Grazie per il tuo intervento, grazie ad Alessandro Sorrentino. Buona serata, grazie, grazie mille. Allora, Andrea, non ci sono novità da Modena? No, però vi dico che è finito il primo tempo al Braglia, Modena avanti 1-0, ricordo il gol di Tremola da sul rigore alla mezz'ora della prima frazione, a te. Allora, ieri alla fine della partita l'allenatore del Gubbio Torrente ha detto che il Pescara ha gli stessi valori tecnici del Modena e della Reggiana. Sentiamo Torrente, poi anche Auteri, poi ne discutiamo in studio. Basta vedere la panchina del Pescara, no? La differenza poi sono stati anche i cambi, quando sono entrati giocatori di qualità, fisicità, cioè, Pescara, ripeto, è una squadra, io la metto a livello delle prime due, poi non so il motivo perché è sotto queste due squadre, ma la rosa è una rosa importante, c'è un allenatore esperto della categoria, quindi... Questo è un gruppo che dal punto di vista tecnico, l'ho sempre detto, è forte, è inutile che ritorniamo. Adesso avremo la possibilità di confrontarci, non è che avrà chissà quale valenza, ma la valenza perché per noi e per loro. Adesso avremo la possibilità di confrontarci, ma noi purtroppo quelle due partite sono capitate in momenti in cui non ci ha detto bene, vabbè, è inutile ricontinuare a parlare, ma certo che sì, abbiamo una caratura tecnica importante, ma anche
ma anche un modello di gioco, perché siamo competitivi da questo punto di vista. Francesco, ha esagerato Torrente o il pensiero dell'allenatore umbro rispecchia i valori di queste squadre, anche se la classifica non dice questo? Ascoltando tutti e due, Torrente e Auteri, in pratica dicono la stessa cosa, pure Auteri stava dicendo una squadra con una caratura tecnica. Adesso c'è subito l'occasione per dimostrare tutta la caratura tecnica di questa squadra, tutta la voglia di emergere. È vero che la Reggiana è uno squadrone, però c'è molta verità, secondo me, in quello che diceva Torrente riferito al Pescara. E se andiamo a pensare all'organico del Pescara, ossia al curriculum dei giocatori, e poi non sempre prendi 15 giocatori bravi, li metti insieme e formano una squadra. E se vogliamo è una, come possiamo dire, è un mezzo voto in meno per l'allenatore, perché se Pescara c'è un organico e, come dice Uteri, una caratura tecnica di buon livello, significa che forse, non dico, no, invece del quarto posto potrebbe stare già al terzo, ma magari restare in corsa per qualche mese in più per il primato. Riccardo, quindi Torrente non sa spiegarsi, ovviamente, da lontano, è difficile trovare sotto una spiegazione. Squadre. Ma perché non esistono solamente valori tecnici e valori tattici, esiste anche un valore mentale. Questa è una squadra, come ho detto prima, che durante una partita non tiene 90 minuti e probabilmente ha perso tanti punti per questo. E poi tutta questa bravura tecnico, voglio dire, se dalla primavera abbiamo fatto salire 5 giocatori, vuol dire che nella prima parte di campionato, dove questi giocatori sono entrati, sono subentrati, tutta questa grande levatura tecnica, onestamente, per quello che abbiamo visto in campo, tutti questi grandi valori. Non sei d'accordo con... No, assolutamente no. Assolutamente no, per quello che vediamo in campo. Cioè, noi col Gubbio ieri potevamo anche perdere la partita. L'abbiamo vinta 3-1, ma solo 1-1. Cioè, non dimentichiamoci la parata che ha fatto il nostro portiere. Cioè, voglio dire, ci sono anche delle... Cioè, se una persona guarda la partita, ma non è per essere sempre critico, ma non si può dire che siamo a livello, oggi come oggi, di Modena Reggiana. Assolutamente no. Quindi la differenza qual è, Totò? Ma l'ha detto Torrente, ha detto basta vedere la panchina e Pescara. E la verità è quella, che spesso in panchina ci stanno i migliori. Vuol dire, cioè non è abbattuta, il problema resta sempre quello. È inutile dire, io non sono d'accordo con Riccardo che dice che i valori non sono granché. Il valore di Pescara per questo campionato di Serie C sono, secondo me, sono altissimi. È gestita male. Noi abbiamo parlato dei giovani, non è che i giovani sono entrati perché gli altri sono scarsi, sono entrati perché sono bravi. E il problema è che poi non giocano più, voglio dire, guarda, cioè come lo giri giri, secondo me, il problema è sempre alla radice, non è tanto la squadra che, cioè, rispetta ai valori tecnici, fammi sapere, tu conosci, però ad esempio, conosci la Reggiana. Veroli sta giocando, Pompetti sta giocando. Esattamente, ma Pompetti... Chiarella dire, forse avrebbe anche continuato a giocare. Secondo me, appunto, poteva giocare Chiarella, poteva giocare Delle Monache, poteva giocare Sorrentino che ha giocato, vuol dire i valori, secondo me ci stanno. Giovani così, io, se permettete, non li ho visti in questa categoria, ma anche a livello, insomma, il livello è alto, cioè Ferrari è un centravanti che più o meno non è un caso tra i primi tre cannonieri del campionato, pur avendo giocato poco rispetto a quello, visto che quasi un giro d'andata l'ha fatto subentrando alla panchina, per cui i valori sono alti. Quindi tu avresti puntato a questa politica dall'inizio della stagione, certo, senza... Certo, cioè, ovviamente se non li conosci, però voglio dire, ci stanno no, già senza della primavera, investire anche ma secondo me sì, perché maggiore. Tra l'altro, voglio dire, se andiamo a parlare delle stagioni belle, sono state sempre, voglio dire, parliamo del Pescara di Galeone, è nato con la primavera, con ragazzi che magari non avrebbero dovuto giocare, il Pescara di Zeman era pieno di ragazzi, cioè Immobile era uno che veniva da un gol in tre campionati, Verratti e via dicendo. Partire però il campionato con tutti i giovani può andarti bene. Ma tutti i giovani, non dico tutti, no, i giovani, tutti i giovani, sono parlando tre dei giovani. Sono tre. Bisogna capire che tipo di programma si presenta, vuoi fare, no? Voglio dire, perché non è un caso che solo in Italia i giovani non giocano. Ma io su questo sono pienamente d'accordo. In Germania a 18 anni le partite di dici la piazza non avrebbe accettato questo tipo di discorso. La piazza si entusiasma con i giovani. No, adesso vederli giocare sì, però all'inizio, secondo me no.
anzi, sì, avrebbe contestato. Puntare su un programma impostato. Secondo me tu allora devi dire, facciamo, come dicevo, guarda, lo diceva prima anche il mister. Interrompo un attimo, ma tu, voglio dire, la piazza, così come te o come me, conoscevi il valore di questi giocatori presi? Cioè, no, ma io allora, ti dico, cioè, di che parli? No, ti do ragione, ma la domanda cioè, però è un'altra. Dire, non è che se prendi la domanda se un'altra. Due minuti, se presenti... Ragazzi, no, scusate, noi siamo partiti per salire subito, in Serie B, cioè all'inizio della stagione i programmi erano di salire e di fare il campionato di vertice e poi ci siamo ritrovati a metà classifica. Però la domanda, se ho capito bene, all'inizio della stagione, se tu parti con i giovani non puoi proporti come una squadra che punta al vertice, ma puoi dire faccio una stagione dove così. Io assemblo una squadra e l'anno prossimo ci riparto, fare un programma 2 o 3 anni, certo, secondo me. Partire con i giovani significa mettere in un organico di 20 giocatori, di 24 giocatori, sì, 5, 6, giovani. 7 sì. giovani, così come ci sono adesso, quello significa ma io ti do pienamente ragione, non ti sto dando torto, ti sto dicendo che la domanda è come avrebbe reagito la piazza su se tu non gli davi dei se nomi. Arrivano risultati, ma se arrivano i risultati, ma quali nomi sono venuti? Questo hai ragione. Quali sono i nomi? Cioè, ne conosce nessuno, ancora adesso ne conosciamo. C'è Nicoi, lo conoscevi? Forse lui si riferisceva a Rigalano. Rigalano c'è, però l'abbiamo già visto. La strategia per costruire questa squadra poteva essere applicata Rizzo. Meglio di come l'hanno applicata, dico forse. Ma è certo comunque che l'allenatore, secondo me, ci ha messo un po' troppo tempo a capire come lavorare con questa squadra, o per meglio dire, come farla rendere al meglio. Perché se oggi, se generico, adesso ci sta mettendo troppo tempo, non è che ci ha messo molto tempo. Poi in Serie C la cosa continua. Vediamo anche da altre squadre, vanno più giocatori che arrivano da categorie inferiori, dalla Serie D, che hanno fame, non vanno più di moda, che ne so. Certo. Iemmello che va a Catanzaro e va in panchina, e il Catanzaro viaggia ugualmente a Gonfiere. Galano a Bari. La prima partita non è andato bene. Cioè, i grossi nomi in Serie C, adesso senza fare il discorso di Pescara, Gigi, servono limitatamente, no? Poi bisogna vedere se sono a fine carriera, se sono di prospettiva, se sono bravi, l'importante è che siano bravi. Non ho ancora avuto la fortuna di allenare in Serie C, però penso che sempre l'età conta relativamente. Io penso che allestire una squadra con delle caratteristiche e inserendo dei giovani che hanno voglia di mettersi in evidenza, sicuramente può essere un vantaggio sotto il profilo della motivazione, dell'entusiasmo, e quindi, però, ecco, ripeto, in categoria, soprattutto in Serie C, se dipende pure dalla piazza, una piazza come Pescara potrebbe avere, dipende anche da come si presenta. Io penso, parlare chiaro dall'inizio del campionato, esporre i propri programmi, può essere anche un fattore importante, e poter avere la possibilità di lavorare con dei ragazzi, con dei giovani, e non è detto che i risultati non arrivino. Tra l'altro, se posso aggiungere una cosa, io la squadra più bella che ho visto è stata la Carrarese, le altre squadre non me le ricordo nemmeno, però la Carrarese credo che abbia molti giovani, insomma, no? E credo che sia anche una piazza per loro importante. Siamo d'accordo su tutto, però guardate, secondo me il tuo dubbio qual è? No, non è questione di dubbi, e devi vedere come si presenta la società. Cioè, poi come costruisci la squadra, nel senso, sì, ci metti i giovani, 99, il 2000, il 2001, il 2002, ma non è che tu prendi 4, 5, 6 giovani, magari bravi, presi singolarmente, però poi li inserisci in un organico, non è detto che sia la formula perfetta. Se permettete, a 25 km dove vivo, l'anno scorso è stato il Teramo, una delle squadre che ha avuto il cosiddetto minutaggio più elevato del campionato, e dopo però ha fatto ottava, no, l'anno scorso. Se vuoi primeggiare, deve avere intanto l'allenatore bravo. No, l'allenatore se lavora con i giovani. Appunto. Noi abbiamo l'esempio di Zeman e Gagnone. Esatto, l'allenatore bravo, che è chiaro nella costruzione della squadra con il direttore sportivo e con la società, e poi devi prendere 3-4 giocatori che fanno la differenza in quella categoria e dare modo ai giovani
di crescere, perché se uno si pensa che metti in campo 5 su 11 giocatori, ne metti 4-5 giovani e questi di coppa fanno i fenomeni, non è detto. Riccardo? Sono d'accordo. Aggiungere altro, se i giovani io... vanno sempre gestiti in maniera molto molto oculata. Allora, vanno aiutati. Andrea Novitano a Modena? No, perché siamo sempre all'intervallo, mentre a Salerno si gioca da poco, 2-2, chiaramente si gioca da poco nel secondo tempo. A te. Bene, torniamo in studio tra qualche minuto, tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene! Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano. La storia siamo noi. La nostra storia parte da lontano. Promozioni e vittorie ci hanno sempre unito, ma anche le sconfitte, dalle quali ci siamo sempre rialzati. La storia siamo noi padri. Questa storia continuiamo a raccontarvela alla radio. Tutte le partite del Pescara in Radio Cronaca con Enrico Rocchi. Rete! Il Pescara raddoppia! Radio California, radio ufficiale Pescara Calcio. California! DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Sono le 22:05 minuti, Andrea Costantini ci aggiornerà sempre su Modena Cesena, solita parentesi del lunedì dedicata agli sviluppi societari, perché le trattative per la cessione del club vanno avanti. Ieri c'era la presenza di un broker inglese sugli spalti dell'Adriatico, la trattativa
prosegue, ovviamente non si conoscono nomi perché è una trattativa molto molto riservata. Totò, tu che giri in città, quindi se ne sentono tante di voci, è importante che la trattativa resti riservata, poi vedremo cosa succederà. Però da più parti si sostiene che questa operazione possa andare a buon fine. Tu ci credi intanto? No, io ci credo perché, nel senso che oramai, voglio dire, non è la prima società, recentemente la Pistoiese è passata agli americani, il Cesena è passata agli americani. Non capisco come nasce tutto questo interesse, qual è il business, perché sicuramente un business non è che questi vengano a regalare i soldi ai tifosi, voglio dire. Quindi non riesco a capire come funziona, cioè che quale tipo di interesse possono avere. Ma non solo a Pescara, ripeto, Pistoiese, Cesena, Entella, saranno 10 squadre che hanno questi gruppi. Tra l'altro in un mondo, quello del calcio... Lo stadio forse, Totò, lo stadio. Sì, l'unico può essere... la molla del gruppo Ciaccia a terra. Può essere quella la molla, voglio dire, però in un campionato di calcio, cioè un calcio che veramente ha la frutta sul piano economico, voglio dire, dalla Juventus... all'ultima squadra, non capisco quale sia questo business che possa aiutare le squadre a diventare dei squadroni, che ti devo dire, a me mi sembra una cosa fuori dal mondo, che uno debba guadagnare su un calcio che è al massimo del deficit nella sua storia, voglio dire. Ma poi in Serie C una categoria Gravina e gli altri che stanno lavorando per la riforma è destinata a scomparire, perché se passa la proposta di una Serie A, due gironi di Serie B, il resto tutti semipro e dilettanti. Dove va? Che finisce? Vediamo se Andrea Costantini ha qualche notizia in più rispetto a quanto si vocifera in città, perché sono uscite tante tante voci, viviamo tutti in città, quindi se ne dicono tante, però è rimasta riservata e anche a livello mediatico per la prima volta, forse anche un bene, non si conoscono i referenti. Sì, una trattativa che può essere sorta nata vicino Parma, poi con il coinvolgimento di un gruppo che ha rilevato aziende locali, e poi Andrea, ieri la presenza allo stadio di questo emissario certifica la volontà, poi non sappiamo se andrà a buon fine, quindi noi sicuramente non sappiamo se andrà a buon fine. Beh, no. Il Presidente, una cosa che ha fatto intendere è che comunque ha più partite da giocare, nel senso che ci sono più trattative. L'emissario, il broker che era presente ieri allo stadio, rappresenta una di queste cordate, di questi gruppi. Non si tratta di fondi, almeno così ha precisato il Presidente, si tratta però di uno dei gruppi di imprenditori che sono intenzionati a investire nel Pescara. Parlava prima Totò, molto spesso non si capisce il reale significato di queste trattative, è evidente, ma l'abbiamo visto anche in Serie A. E qualcosa ha fatto trapelare anche il Presidente, non in maniera diretta, ma quando anche noi abbiamo chiesto al Presidente Sebastiani dei lavori di restyling allo stadio, lui ha sempre parlato di una cartolina da proporre, anche una fonte di cosiddetto business che può attrarre investitori esteri, e quindi in questo caso investitori che arrivano dall'America e che hanno questo broker inglese che è venuto a vedere le strutture, come ha detto lo stesso Presidente, l'Ecco Hotel, lo stadio di Silvi, lo stadio di Montesilvano, per conoscere quella che è la realtà Pescara e quelli che sono gli asset, perché non ci sono solo i giocatori e il patrimonio, ma ci sono anche queste strutture. Vedremo. Sì. Prego. Tutto vero quello che dici, però il problema è dire però che sicuramente se uno cede il Pescara e lo cedi a una che ti dà grandissime garanzie, è una fesseria che non lo può dire questa famosa solidità di questi gruppi che vengono, come sta succedendo in altre squadre, è successo, no? Parma, via dicendo, non è che tu hai la garanzia che tu vendi ad uno che comunque ti farà fare il salto di qualità e resterà 10 anni, cioè è una fesseria dirlo, no? Sulla serietà però si può discutere, perché ci sono verifiche finanziarie, sì, però garantire anche perché Sebastiano ha detto apertamente vendo, là ci sono anche le firme, le fiduzioni, tutto il resto e le banche, vendo se chi
vuole comprare, dà garanzie. No, lui dice se in prospettiva garantiscono. Ah, no, in prospettiva, vabbè, in prospettiva non te lo può dire. No, se Basciani, si è sempre riferito alle garanzie di chi entra, che dà garanzie di solidità economica per acquistare. Dipende anche dal management sportivo che sarà poi messo in piedi dalla nuova proprietà. Sebastiani ha anche detto che potrebbe esserci questo periodo di interregno dove lui resta dentro con funzioni manageriali nell'attesa di perfezionare ulteriormente questo passaggio di proprietà e far entrare nel mondo italiano questo gruppo di imprenditori. Quindi, comunque, insomma, poi sono tanti gli argomenti che si possono Riccardo dire. Riccardo invece non crede ad una cessione nonostante ieri abbia visto questo personaggio sugli spalti. Se sono imprenditori o prenditori, il problema è questo. Riccardo? Ma guarda, il calcio è... Eccolo, è lui. Il calcio sfugge. Parlava con Dino. Sfugge a qualsiasi regola economica, perché tu dai 7 milioni di euro a un giocatore, che è il valore di una società di calcio di Serie C. Quindi sono delle regole non scritte che purtroppo questo mondo è un mondo strano. Hanno fatto solo debiti? Sì, assolutamente. Dalla Juve in giù. Però è un mondo strano, quindi tutto quello che c'è, a parte che sia una trattativa riservata, già voglio dire, sicuramente lui ha in mente, conoscendolo, ha in mente bene le sue idee su cosa fare. Io credo che chi venga non viene perché ama il Pescara come chi è andato a Pistoia amasse la Pistoiese, viene unicamente per fare una speculazione edilizia, che è quella dello stadio, che al posto di costruire un palazzo sulla riviera costruisce lo stadio. Perché alla fine, se ci limitiamo a dire questo, se viene qua a vedere le strutture, non viene qua certo, viene qua per vedere per quale motivo, probabilmente perché dietro c'è una speculazione edilizia. Puoi dire solo speculazione, speculazione può anche non essere edilizia. Non credo che questo signore, questo broker inglese conosca la storia del Pescara. Cioè viene qua, sonda il tema del Pescara, se va bene il Pescara può essere un'altra squadra. Questo sta avvenendo un po' in tutte le società italiane di calcio, dai cinesi al Milan, alla Roma, quindi non sarebbero novità. Però lì ci sono operazioni di marketing diverse. Quando tu prendi un brand come l'Inter, il Milan, la Juventus, la Roma, la Lazio, prendi un brand che è conosciuto nel mondo e fai una politica di marketing differente. Il Pescara è però una squadra conosciuta. Ogni brand ha un suo prezzo. Ogni brand ha un suo prezzo. Ma il brand del Pescara non credo che sia interessata alla borsa di Londra, che venga questo broker perché gli interessa. Voi del gruppo tecnico siete tranquilli, cioè sono vicende che non infieriscono sul vostro lavoro, sulla vostra attività? Ma assolutamente no, noi continuiamo a lavorare. Abbiamo la fortuna sempre di avere il nostro centro sportivo, obiettivamente non manca nulla per quanto riguarda il discorso organizzativo, non c'è mancato nulla. E la società ci ha messo a disposizione, soprattutto per quanto riguarda il discorso primavera, ho la fortuna di avere uno staff importante, quindi dei collaboratori anche numerosi, perché abbiamo la possibilità di avere delle persone competenti, a partire dallo psicologo, nutrizionista, lo staff tecnico, quindi ho la possibilità assolutamente di poter programmare un lavoro al meglio, e quindi noi continuiamo a fare il nostro lavoro tranquillamente. Poi il presidente saprà saprà fare la scelta giusta. Senti, ci dici qualcosa di questo campionato primavera davvero molto già difficile in sé per sé, ora con l'esclusione di tante pedine bisogna fare salti mortali per restare competitivi, no? Anche a Bologna avete retto, poi soltanto nel secondo tempo. Lo sapevamo, sì, che era molto difficile, naturalmente la retrocessione ha creato problemi a tutti. Un campionato così importante come la Serie A, naturalmente sicuramente potevamo organizzarci forse un po' meglio, ma anche l'abbandono tra virgolette del direttore Geria di Battista ha creato qualche problematica sotto il profilo organizzativo. In questo momento i ragazzi stanno facendo veramente, anzi io colgo l'occasione per ringraziarli perché sono eccezionali per l'impegno che mettono, però naturalmente in questo momento
E poi con discorso pure di Blanuta, delle Monache, ragazzi che sono andati in prima squadra, Sacco che è stato ceduto al Bologna. Basti pensare che dalla squadra dell'anno scorso, che vittorioso il campionato, sono rimasta una persona soltanto, quindi una soltanto della che squadra. È Cuchi, che tra l'altro non era neanche titolare, quindi è stata rifondata completamente con i ragazzi della 17, dell'Under 17, e i ragazzi che l'anno scorso avevano avuto poco spazio. Non è facile obiettivamente, perché il livello è veramente molto alto, è un confronto impari quando incontri Juve, Inter, Milan, ma lo stesso Bologna, come ieri, hanno due squadre, hanno giocatori già, come ha detto. Come si fa a ricaricare le batterie psicologiche di quelli che vanno? La preoccupazione era quella, perché poi i ragazzi danno il massimo e poi è normale che sul campo ti rendi conto che c'è un po' di differenza, ma soprattutto a livello fisico, a livello strutturale. Ma come ha detto il presidente, è normale che una squadra come il Bologna può costare come la nostra prima squadra, per parlare del Bologna, per non parlare delle altre squadre che fanno la Youth League, quindi hanno organici veramente importanti. Però ecco, io quello che dico, naturalmente le sconfitte non fanno bene, però i ragazzi devono continuare a lavorare. Anche perché tu dici, i risultati si ripercuotono anche sul lavoro giornaliero, sul lavoro settimanale? Ma no, guarda, io posso dirti che i ragazzi, ecco perché sono orgoglioso di loro, perché veramente si allenano al massimo. Anche ieri a Bologna, prima in 10, poi in 9, hanno lottato fino all'ultimo, e quindi sotto il profilo dell'impegno questo non mancherà mai. Naturalmente anche io personalmente mi aspettavo di poter fare questo campionato forse in maniera diversa, anche perché, ripeto, è sempre una vetrina importante per la nostra società. Però in questo è la Roma momento, la squadra più forte? Ma la Roma sicuramente fa sempre un campionato a parte, però c'è l'Inter, c'è la sorpresa a Cagliari. Ma il Cagliari, non credo che sia una sorpresa, perché se andiamo a vedere quanti soldi investono nella primavera, perché sono giocatori veramente di categoria, non è una sorpresa. Ci sono tante squadre come il Sassuolo pure, che è un'ottima società, una società che punta molto sul settore giovanile. Però ecco, quello che voglio dire, naturalmente, per quanto riguarda il nostro discorso primavera, che in questo momento i ragazzi non si devono lasciar prendere dalla classifica, perché altrimenti diventerebbe controproducente. Dobbiamo pensare a farli crescere, anche perché abbiamo tanti ragazzi giovani, 2005, addirittura sabato sicuramente farò giocare un 2006 in porta, perché dobbiamo puntare soltanto a cercare di farli crescere e continuare a lavorare come stiamo facendo, perché l'obiettivo principale per una società come la nostra è quello di cercare di valorizzare i ragazzi e di portarli possibilmente in prima squadra. Andrea, novità da Modena? No, non ci sono novità. Che minuto siamo? Ma il Modena, che è sempre avanti 1-0, sta comunque facendo la partita. Cesena, che non riesce a essere pericoloso se non poco fa, con una punizione al limite calciata da Pierini e deviata dalla barriera. Ma è un Modena molto aggressivo che sta cercando il colpo del definitivo KO. A te. Allora, il Pescara tornerà in campo lunedì prossimo, 14 febbraio, a Reggio Emilia. Inizia il momento più caldo della stagione, perché si giocherà anche con due turni infrasettimanali. Ricordiamo la trasferta a Reggio Emilia, poi in casa con l'Entella, poi tre trasferte di seguito, Fermo, Modena, Pesaro e Modena. Su cinque gare, quattro fuori casa, poi contro Modena, Reggiana. Uscirà la sentenza definitiva? Definitiva? Beh, sono cinque partite, 4-5 partite di un'importanza notevole. Poi è vero che ne mancherebbero altre 7-8. Se non vado errato, correggimi Andrea se sbaglio. Sì, arriviamo alla 30ª giornata. Quindi se passi indenne, ma indenne significa avendo ottenuto dei risultati importanti. Io non dico che deve andare a vincere a Reggio, però intanto Reggiana, due squalificati. Prego? Ha due squalificati la Reggiana. Ricordiamo. Che sono Fausto Rossi,
che è un centrocampista importante, ma ce ne sono tanti, ma soprattutto Rozio, che è il capitano e centrale leader, perno della difesa. È il momento, scusami Francesco, sì, sì, di minor brillantezza da parte della Reggiana? La sensazione è che così sia, anche alla luce della partita di ieri, perché la Carrarese ha dominato, specie nel primo tempo la Reggiana ha avuto tante palle gol, ha subito la rete di Zamparo, poi ha pareggiato con una perla di Tunjov, ma tra le due squadre chi meritava di vincere era la Carrarese. Se il Modena dovesse vincere il posticipo col Cesena, la Reggiana perderebbe per la prima volta di fatto dall'inizio del campionato il primo posto, potrebbe essere un ulteriore contraccolpo psicologico e dunque per il Pescara la possibilità di fare una partita importante. E quindi nel corso di una stagione sono importanti anche questi aspetti, cioè incontrare una squadra che magari non è nel suo miglior momento, e forse c'è da sperare che il Pescara è in una fase di crescita, per adesso di buoni risultati, magari anche di crescita di gioco. Sono partite che ci diranno se il Pescara avrà la forza di poter conquistare il terzo posto e arrivare in condizioni ottimali. Quindi se vai, Riccardo, devi dimostrarlo con le grandi. Beh, a questo punto assolutamente sì, anche perché se è una situazione classifica che il pareggio è una sconfitta, tu devi vincere per rimanere, per puntare al terzo posto, perché è obbligatorio il pareggio con la condizione di tre punti. Vabbè, se dovesse perdere il Cesena, che tre pareggi sono tre punti su tre partite, sono nove, sì, disponibili, cioè tu devi vincere almeno le partite, non dico che magari devi vincere a Reggio Emilia, ma le altre devi vincere. Anche perché adesso come se il Cesena perde stasera stai a due punti, quindi stai a un passo dal raggiungere quello che oggi è il traguardo più importante, non ti puoi fermare adesso in un modo o in un altro. Cesena che dovranno giocare sono le due partite che determinano, l'Entella viene qui, che determinano le partite lì, di vincere, altrimenti vuol dire che non meriti di arrivare a certi livelli, perché non hai la forza. Mettiamo il caso che Pescara vinca Reggio Emilia, no? Cambia davvero qualcosa? Beh sì, come no? No, io credo che comunque cambia, dipende dall'allenatore. Però lo dice nella prima giornata. Sì, no, il problema è questo: queste sono 5 partite, secondo me, determinanti per quello, certo, che poi. Quindi tu devi andare con una squadra che sia un gruppo, che sia una squadra, e quindi capire quindi qual è la formazione migliore. Si giocherà ogni 3 giorni, però. Esattamente. Quindi potrebbero esserci dei cambi. No, gestire i cambi, voglio dire, perché c'hai pure 5 cambi, insomma. Però tu non puoi rinunciare ad avere la tua mentalità, il tuo modo la di base giocare è quella. E poi, la base è quella e poi ci lavori, perché sono le 5 partite che ti possono veramente cambiare il campionato, perché riaffronti tutte le prime e voglio dire, quindi non puoi permetterti di fare così il turnover perché pensi che è stanco. Quindi tu devi avere comunque certezze sulla squadra che metti in campo, la mentalità che avrà, il modo come affronterà l'avversario. Se non ne fai questo è inutile che ne parliamo. Ecco, lo chiedo all'allenatore in generale: in questi momenti, soprattutto in Serie C, si pensa più a migliorare ovviamente la posizione in classifica, oppure il pensiero è già proiettato, non dico come metodologia di lavoro, ai playoff per essere pronti a quell'altro mini torneo in generale, ovviamente? No, io penso di no, penso che in questo momento l'obiettivo principale sia quello di step per step, quindi assolutamente sì, ma soprattutto di continuare per quanto riguarda il discorso della crescita della squadra, come diceva Totò, di diventare una squadra, e Pescara penso che sia sulla strada giusta, e poi naturalmente cercare di vincere le più partite possibili. Molte squadre negli anni precedenti nei playoff hanno proprio cambiato rendimento in positivo e in negativo, quindi è proprio un torneo a parte, non lo conosciamo, quindi. Ma può essere anche un rischio pensare solo esclusivamente è mezzo campionato, se arrivi fino in fondo, sì, giochi lo stesso numero di partite di un sono 10 partite, giusto Andrea? Se inizi dalla se fase si inizia dal primo turno, sì, sono 10 partite complesso. Facciamo l'ipotesi Pescara al terzo posto, per chi ci segue da casa, quante partite si dovranno disputare? Al terzo posto, quindi vuol dire che il Pescara dovrebbe disputare 8 partite, perché entrerebbe nel secondo turno ad andata e ritorno. Perché i primi due turni sono partite secche. Dal quinto al decimo posto il primo turno, sì, poi entra la quarta al secondo turno e i primi due turni sono partite secche. Poi si inizia con poi diventa quella che viene chiamata la fase nazionale, che ci con sono gli incroci con le altre squadre. A oggi tu immagina tra Reggiana, Modena e Padova, che stanno facendo
scintille, oltre alla Sud Tirol, una di queste tre è matematico che non va in B. Perché se la Reggiana B direttamente. No, una, perché quell'altra, ossia se il Modena va in B, sì. Reggiana e Padova, una delle due magari ci può andare. Magari poi non ci va nessuno delle due, però sì. Di queste tre si è certi a oggi che una non va, tu con il campionato che stanno facendo, con il Padova. Ma ne va una sola. E col terzo una diretta col terzo e una posto, poi ai playoff. Ai playoff entra, direttamente sì, sì. Nella fase intergirone, nel senso che se arrivi fino al quarto posto, giochi o il interno. Primo turno o il secondo turno e sei all'interno del girone. Col terzo posto entri in scena con la serie andata e ritorno e in questo momento del tabellone le squadre saranno mischiate tra di loro. La fase nazionale dei tre gironi. È talmente complicato che conviene non pensare. Incontrare la squadra dello stesso girone. Potrebbe succedere successivamente. Però va a sorteggio. Potrebbe sì, succedere successivamente. Puoi trovare, che so, il Modena, una squadra che arriva al terzo posto e non è possibile che possa incontrare una squadra comunque. Del suo girone. È un altro torneo, un altro campionato davvero, quindi anche a livello fisico. Otto partite sono otto partite, se poco dovessi partire dall'inizio sono 10 partite, in un tempo ristretto. Si giocherebbe sempre domenica, mercoledì. Ci penseremo più avanti, vediamo cosa succede intanto in queste 5 giornate. Intanto anche tu devi, Gigi, pensi che queste 5 giornate al terzo posto. Io non indirizzo, non dico definitivo, ma più probabile. Sul piazzamento. Ma sì, io penso che siano partite determinanti, anche per il discorso di consapevolezza dei propri mezzi, riuscendo a fare bene contro queste squadre, secondo me la squadra può acquisire quella mentalità giusta che poi ti possa permettere. Giusto. Perché poi i problemi del Pescara sono iniziati con quella sconfitta casalinga con la Reggiana, no? Sì. I torti arbitrali, immeritati. Sì, certo. Lì è stata la prima svolta in negativa. Che è stata subita in maniera pesante. Allora, siamo proprio alle battute finali, Andrea, possiamo concludere. Certo, non daremo il finale di Modena Cesena perché la partita è iniziata sempre 1-0, in Serie A sempre 2-2 tra Salernitana e Spezia. Ci auguriamo che la classifica resti così, la rivediamo ancora una volta con il Cesena che si ferma a quota 44, questa squadra con una difesa granitica resterebbe a quota 44 e il Modena di Tesser che salirebbe per la prima volta da sola in classifica. Manca ancora un quarto d'ora, credo, più recupero. Siamo al 72esimo. Quindi è ancora in partita il Cesena, vedremo come finirà. Io ringrazio Gigi Ervese per essere stato nostro ospite, ovviamente in bocca al lupo per il proseguo della stagione, perché è sempre un anno bello, un anno di prestigio, no? Assolutamente. Con tante squadre, esperienza bellissima che faremo sicuramente nostra perché ci teniamo tantissimo e soprattutto è una categoria che per una società come la nostra è una vitrina importante, quindi grazie ancora, grazie a Totò De Leonardi, a Riccardo Clinca, grazie. A Francesco Di Francesco, grazie, arrivederci. A Maurizio da qui in regia, Andrea Costantini, grazie. Buona serata lunedì prossimo voi. Ovviamente ci sarà la tua diretta per seguire la partita di Reggio Emilia domenica e lunedì. Grazie a Loris Bennato, ovviamente in studio ci rivedremo tra 15 giorni. Grazie per averci scelto.